Allora, quando si parla di Bibbia, e questo è l'atteggiamento che mi è venuto fuori dagli anni di lavoro, dove appunto ero contratto, obbligato a rispettare il significato, tant'è che questi libri qui sono anche un pochettino brutti da leggere, perché in realtà la traduzione letterale viene fuori in un italiano orribile, però è letterale, non a caso. E allora, dicevo, essendo obbligato a fare queste traduzioni letterali, le cose che pian piano venivano fuori e che mi stupivano erano proprio derivate da una idea che poi è venuta maturando, che è quella di dire facciamo finta, cioè facciamo finta che la Bibbia, quando ci racconta una cosa, volesse dirci proprio quella. Non come fanno appunto teologi o cabalisti o esoteristi che dicono ma la Bibbia dice questo e in realtà voleva dire quell'altro, e quell'altro sono 3, 4, 5, 6, 7, 8 cose diverse l'una dall'altra. Basti pensare che sulla Bibbia sono costruite tre grandi religioni, all'interno di ogni religione ci sono numerose teologie, a lato delle teologie appunto ci sono almeno 12 interpretazioni cabalistiche. A lato delle interpretazioni cabalistiche ci sono le interpretazioni esoterico-iniziatiche. Per tutti, l'importante è sempre dire che quando la Bibbia dice una cosa, in realtà ne vuol dire un'altra. Invece noi facciamo, io faccio finta, fingo, che quando la Bibbia dice una cosa vuol dire proprio quella. E così facendo, non è necessario introdurre la categoria del mistero, come invece sono costrette a fare tutte le religioni e le teologie, perché a un certo punto non si capisce più perché quel Dio della Bibbia faccia certe cose, prenda certe decisioni. Se invece umilmente si pensa che la Bibbia ci abbia raccontato semplicemente ciò che voleva, ovviamente con gli strumenti linguistici, culturali, concettuali del tempo, ci mancherebbe, non è più necessario introdurre la categoria del mistero. Quindi facciamo finta. Ripeto, quando io dico che il Dio che ci è stato insegnato non è nella Bibbia, non dico che Dio non esiste, io non so se Dio esiste o no, sia ben chiaro. Ovviamente, come potete capire, io non ho le certezze degli uomini di fede, ma non ho neppure le certezze degli atei. Perché gli atei sanno che Dio non esiste, io non lo so, di Dio non parlo, lascio che ne parlino quelli che sanno. A proposito di Dio, sappiamo che Dio si chiama in un certo modo. Con questo suono qui, così. Che tutti conosciamo come Yahweh. Su questo si sono scatenati secoli di interpretazioni, di ricerche di significato, di attribuzioni di significato, senza tenere conto di un fatto, che quando questo nome è stato pronunciato, e lo ricordo per chi non avesse in mente la Bibbia, e di questo nome si parla sostanzialmente, poi viene citato più volte, ma come origine due volte. Si dice che al tempo del nipote di Adamo, al tempo di Enos, si cominciò a invocare questo nome qui, quindi al tempo del nipote di Adamo. Quindi abbiamo Adamo ed Eva, Caino e Abele, poi Caino uccide Abele, Adamo ed Eva fanno un altro figlio che si chiama Set, Set ha un figlio che si chiama Enos, e si dice che al tempo di Enos si cominciò ad invocare questo nome qui. Intanto vuol dire allora che Adamo, Eva, Caino, Abele e Set non invocavano quel nome lì. Questo ce lo dice la Bibbia. Ma al tempo di Adamo ed Eva che lingua parlavano? Qui siamo, poi magari dopo ne parliamo un attimo. Ovviamente nessuno al mondo lo sa. Poi questo nome qui ricompare nel libro dell'Esodo quando Mosè, in una delle sue tante salite sulla montagna, parla con questo personaggio che la Bibbia definisce Elohim, e sappiamo che Elohim è un termine plurale, che viene sempre, ovviamente nella visione monoteistica non può essere diversamente, tradotto al singolare come Dio,
Ma Elohim intanto non vuol dire Dio, e Elohim poi è plurale, e che per la Bibbia fosse plurale, questo è chiarissimo perché viene ripetuto costantemente. Ma qui siamo all'interno di uno degli esempi che facevo prima. La Bibbia dice Elohim, ma in realtà voleva dire Dio. No, la Bibbia dice Elohim e in realtà voleva dire Elohim. E lo dice spesso, e lo spiega anche, poi vediamo. Se ci sono domande, mi raccomando, cioè, voglio dire, ovvio, potete immaginare, io magari do per scontate delle cose perché non posso fare la storia della Bibbia, ma fermatemi in qualsiasi momento dicendo guarda che non ho capito, hai detto qualsiasi momento, non c'è problema. Allora, gli Elohim sono tanti, non uno solo, lo sapeva Mosè, lo sapeva Giosuè, lo sapeva il popolo di Israele, lo sapevano tutti. Siamo noi che ci stupiamo e non vogliamo credere che gli Elohim fossero tanti. Ma che gli Elohim fossero tanti, per la Bibbia non c'è nessun dubbio. E si poteva scegliere come stare. Tant'è che quando Mosè sale sulla montagna e parla con questo Elohim, uno dei tanti, che era il governatore del posto, tra l'altro, quindi diciamo del sud di Israele, quello che adesso è Israele, quindi il Negev, il Sinai e l'Arabà, lui era il governatore di quel territorio, conosciuto come tale anche da altri popoli, non soltanto dagli ebrei, conosciuto prima dagli ebrei da altri popoli, come dicono chiaramente tutti i ritrovamenti epigrafici che ci sono lì nel territorio. E Mosè punta in cima alla montagna e dice: senti un po', allora io e te sì, stiamo facendo il patto, io però devo convincere quelli là sotto, cioè insomma tutta quella cozzaglia di gente che non erano ebrei, gli ebrei si sono, come dire, il popolo ebraico si è venuto formando nel tempo, era una cozzaglia di persone che hanno seguito Mosè uscendo dall'Egitto. Dice: io devo convincerli ovviamente a seguire te tra i tanti possibili. E quindi gli chiede sostanzialmente due cose, adesso vediamo quella del nome e poi vediamo l'altra. Dice: come cavolo ti chiami tu? Cioè, chi sei tu? Perché Mosè sapeva bene che lui non era Dio, cioè il Dio trascendente, unico, assoluto, spirituale, perché a quel Dio lì non si chiede il nome. Si chiede il nome ben sapendo che quello è uno dei tanti possibili. E allora lui gli dice la famosa frase Eye Asher Eye, che è stata tradotta in tutti i modi possibili e immaginabili, perché non si sa come tradurla. Io sono chi sono, io sono quel che sono, io sarò quel che sarò, io sarò quel che ero, io ero quel che ero, insomma ognuno, tutto, tutto. Studia la Bibbia, sa che è stata tradotta, ognuno ha messo la sua, e dice: però poi il mio nome è questo qui, e quindi voi se volete ricordatemi così. C'è un suono particolare, e quando lui ha detto il mio nome è questo qui, la lingua ebraica non esisteva. Cioè Mosè e quelli che erano nel deserto non parlavano l'ebraico, perché l'ebraico non esisteva. È nato almeno 4 secoli dopo. Quindi noi abbiamo un suono consonantico riportato in una lingua che, quando quel suono è stato pronunciato, non esisteva. Allora, se noi mettiamo che questa roba qui poi ha subito ancora il discorso delle vocalizzazioni, quale sia o quale fosse veramente il nome di questo qui non lo sa nessuno. Quindi tutte le elucubrazioni di ordine teologico o anche mistico che sono fatte su questo nome qui sono tutte legittime, per carità, ma sono tutte scelte assolutamente personali. Cioè ognuno è libero di fare quello che vuole, nessuno può dire la verità è quella lì, perché la verità non la conosce nessuno. Non sappiamo neppure in che lingua sia stato pronunciato. Questi qui che con Mosè sono usciti dall'Egitto di sicuro parlavano l'egizio, perché ovviamente erano secoli che vivevano lì, quindi su questo non ci sono dubbi. Se proprio vogliamo concedere che parlassero una qualche lingua semitica, visti i tempi in cui siamo, visto il territorio, possiamo pensare che parlassero o una qualche forma di amorreo o una qualche forma di aramaico. Certo, non ebraico, perché l'ebraico non esiste. Sì, una qualche forma di aramaico, perché l'aramaico stava iniziando a diffondersi in realtà, quindi non era, lì era fermato l'amorreo come lingua semitica.
in quel periodo lì. Quindi questo suono qui è un suono assolutamente arbitrario. Sarebbe un po' come se io ricevessi, come questo qui, l'incarico di occuparmi di come ha ricevuto lui, dal suo capo che si chiamava Elion, e che Sitchin conosce come Anu, per chi legge Sitchin. Se io ricevessi l'incarico di, che so, occuparmi di un certo territorio della Papua Nuova Guinea, dove vivono 700 popolazioni ancora adesso che vivono al tempo del Neolitico, e io vado lì col mio, diciamo, col mio elicottero, no? Tutto attrezzato, eccetera, quindi scendo, stabilisco, come ha fatto lui, stabilisco un rapporto con una popolazione in particolare, questa popolazione nomina dei rappresentanti suoi, cioè diciamo il Mosè del caso, e quindi io e lui discutiamo, e lui mi dice come ti chiami tu? Io ovviamente gli dico Mauro. E se la sua è una lingua consonantica, lui scriverà MR. Però Mauro nella sua lingua non vuol dire assolutamente nulla. Poi passano i secoli, alcuni esegeti dei Papua Nuova Guinesiani cominciano a ragionare su quel nome e cominciano a dire: dunque, MR cosa può voler significare, chissà cosa avevo voluto dire. Niente, io non ho voluto dire assolutamente niente, mi ha chiesto come mi chiamavo, io ho detto come mi chiamavo, punto. Dopo arrivano gli esegeti appartenenti a culture ancora esterne che anche loro si mettono a ragionare su questa roba qui. Lui ha detto come si chiamava in una lingua che non sappiamo. Il suono di quella lingua 4 secoli dopo è stato trasposto con queste consonanti che tra l'altro appunto nessuno al mondo sa come fossero vocalizzate, tant'è che vengono vocalizzati come Yahweh, Yahuwah, Yui. Basta metterle tutte le combinazioni, tanto sono tutte vere e tutte false, perché nessuno lo sa, nessuno al mondo lo sa. Poi è chiaro che la teologia non può dire che non sa, e allora la teologia sceglie e poi procede su quella strada. Ma se noi vogliamo ragionare con la nostra testa e praticare, tentare, che cosa faccio? Tentare di praticare un po' di libero pensiero, non possiamo non tenere conto di questa realtà qui. E quindi questo ci tranquillizza, perché se sappiamo di non sapere vuol dire che, vabbè, insomma, non siamo nelle mani di un Dio che ci ha condannati da sempre per l'eternità, a seguito del quale poi noi dobbiamo fare un lungo recupero redentivo, eccetera. La Bibbia non ci ha raccontato quella storia, ce l'ha raccontato un'altra. Mosè, visto che siamo lì sulla montagna, gli chiede anche, oltre al nome, gli dice: senti, io ho bisogno di vedere però che tu sei veramente in grado di mantenere le promesse che ci hai fatto, e quindi ho bisogno di vedere la tua potenza, cioè i tuoi strumenti. Allora lui gli dice: va bene, ok, capisco. Quindi pensate all'idea di dover chiedere a un Dio trascendentale, unico, spirituale, no? Dammi delle prove. Mosè sapeva invece che doveva chiedere delle prove, perché se lui non le dava ce n'erano altri ai quali ci si poteva rivolgere. E quindi gli dice: fammi vedere appunto la tua potenza. E lui dice: va bene, ok, d'accordo, però sappi che se io ti faccio vedere la mia potenza, ti passo vicino con la mia potenza, tu muori. Perché io non posso farci nulla, tu muori. Nel senso che se la mia potenza ti passa vicina, ti ammazza. Se ti passa vicina, perché quelli che stavano 5, 6, 700 metri, cioè alla base della montagna, mica sarebbero morti. Moriva Mosè, che era vicino. Quelli che erano qualche centinaio di metri non morivano. Quindi intanto dobbiamo prendere atto del fatto che questa potenza, o come viene tradotta normalmente la gloria di Dio, uccide. E uccide in modo tale che Dio non può farci nulla,